Iper, la grande I. Qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Iper, la grande I. Da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Dall'Alta Valle Savio, gli spicchi più gustosi di Romagna. Quelli del fumaiolo. Solo ingredienti italiani di qualità per una fragrante piadina con il 40% di grassi in meno e senza conservanti. Prova la linea benessere con farine bio ai 10 cereali, al Camut, al farro e integrale. Fumaiolo, qualità in natura, per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. La cucina italiana, come gran parte delle cucine internazionali, è imprescindibile da un alimento. Stiamo parlando del pane. Al corso di cucina di primo livello di Cook Academy, assieme al nostro Masterchef, parliamo proprio di questo meraviglioso alimento. Il pane ci riporta alla nostra tradizione, ci porta alla notte dei tempi, anche perché il pane diventa oggi non solamente motivo di consumo e quindi legato proprio ad un fattore salutistico, molte volte è anche proprio un motivo di arredo. Il pane dà calore alla tavola. Proprio rispetto a questo concetto dobbiamo ad esempio pensare che il pane, proprio come dicevi tu, si perde la notte dei tempi e sembra che le prime fasi di lievitazioni utilizzassero addirittura lo sterco. Questo perché? Addirittura. È veramente un alimento che si perde, come dicevi, nella notte dei tempi, un alimento che ha vari significati, quindi il pane fa parte della nostra tradizione da sempre. Tantissime sono comunque le tipologie di questo alimento che fanno parte della nostra tradizione culinaria e questa è veramente una nota curiosa, la lievitazione. Sì, la lievitazione, come dicevo, solitamente si nasce partendo da una pasta acida. Questo anticamente veniva fatto anche con delle polpe di frutta e questa peculiarità la ritroviamo anche ad oggi, quindi
utilizzando del succo d'uva oppure del succo di pesco oppure del succo di albicocca o anche magari altre paste acide che si ricavavano dai lieviti, per esempio anche dell'aceto, mediante l'aggiunta di farine particolari, speciali e di buona qualità, si dava inizio a questa lievitazione che non altro che una fermentazione che andando avanti nel tempo non fa altro che utilizzare vari rinfreschi, per rinfreschi intendiamo l'aggiunta di farine che miscelate con l'acqua danno via via, andando avanti appunto con questa procedura, ad un pane importante, ad un pane fragrante, un pane che come tu sai si manteneva addirittura una volta anche una settimana proprio grazie a queste niente lievitazioni e al fatto di utilizzare pochissimo lievito di birra. Quindi queste fermentazioni anche un po' particolari, ci hai parlato di lieviti che nascono comunque anche dallo sterco. Sì, perché poi in fin dei conti da un punto di vista fisico e chimico l'uso e il riuso comunque di tutto ciò che fa parte della nostra cucina, quindi della nostra alimentazione, riviste in chiave comunque di riutilizzo. Sono quei sottoprodotti che fin dall'antichità comunque si tenevano in considerazione, nonostante oggi magari sia il solo pensiero un po' particolare, un po' ci lascia un po' perplessi. Assolutamente sì, però da un punto di vista prettamente legato alla chimica e alla fisica, era una fermentazione anche quella. Certo esistono tracce di pane azimo, anche di pani che venivano mantenuti senza lievito, pani che appunto venivano consumati dopo un lungo periodo di tempo che erano stati preparati e cotti, questi proprio per il mantenimento e anche perché le possibilità di mantenere il pane fresco come oggi abbiamo non c'erano, queste tecniche erano abbastanza sconosciute, quindi l'aggiunta appunto di poca acqua, l'aggiunta di poco lievito faceva sì, quindi meno acqua libera, faceva sì che questi pani si mantenessero a volte anche 2-3 settimane, ma non è un caso che anticamente questi pani venivano consumati proprio perché c'era comunque fame, c'era miseria, anche con una certa quantità di muffe, cosa che oggi per noi sarebbe impensabile. Certo. Ma questo famoso lievito madre, quindi, da cosa è composto e soprattutto come si mantiene nel tempo? Ognuno di noi può avere comunque a casa propria quello che viene chiamato lievito madre. È vero, un vero e proprio bambino da tenere cullato e da far crescere di giorno in giorno. Esistono dei lieviti che hanno 300-400 anni, questo perché il lievito tutti i giorni appunto viene rinfrescato con l'aggiunta di farina, con l'aggiunta di acqua a certe temperature. Uno certo in casa può assolutamente prepararsi il pane con lievito naturale, solitamente si parte da un lievito già preparato, già che viene fornito magari dal vostro fornaio o da un pasticcere, perché la fase iniziale è la fase più difficile. Dopodiché dare i rinfreschi diventa un pochettino più facile, anche se, come hai detto te, è un bambino, quindi va curato nei rinfreschi giornalieri, va curato nel portare via la parte esterna, nell'utilizzare solamente il cuore. A volte addirittura quando ha una certa quantità di acido acetico, acido lattico, bisogna fargli un bagnetto, come il bambino a una certa temperatura, eventualmente con una piccolissima aggiunta di zucchero, zucchero che serve a dargli il nutrimento, e poi tutti i giorni bisogna dargli il rinfresco. Sono lievitazioni molto lunghe che portano un pane ad avere un'alta digeribilità e avere naturalmente il piacere di aver fatto un prodotto altamente qualitativo da soli. Naturalmente quando noi vogliamo realizzare il pane fatto in casa possiamo procurarci tutti gli ingredienti e gli alimenti al momento, non è necessario quindi avere in casa o procurarsi da un fornaio il lievito madre, ma possiamo procedere alla realizzazione del nostro pane direi abbastanza velocemente. Sì, diciamo che ci sono altre procedure per ottenere il pane, naturalmente utilizzando il lievito di birra, che correttamente dovrebbe essere chiamato lievito compresso per panificazione, perché anticamente, quindi all'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, veniva fatto con gli scarti della lavorazione della birra. Oggi invece viene utilizzato gli scarti della lavorazione della barbabietola da zucchero. Il lievito di birra ha una lievitazione molto più veloce, naturalmente se uno ne utilizza in piccole quantità e aumenta i tempi di lievitazione si può ottenere un pane di grande qualità. Non dimentichiamoci che esistono anche dei lieviti naturali, quindi dei lieviti in polvere, quindi che possono essere riattivati e possono essere utilizzati al momento per ottenere un pane di grande qualità sempre con il nostro lievito naturale.
pane alla mozzarella. Ed ecco gli ingredienti. Farina debole 500 grammi, zucchero di canna 5 grammi, mozzarella a filoni 350 grammi, lievito di birra 17 grammi, sale 15 grammi, panna 50 grammi, olio 50 grammi e acqua quanto basta. Procedimento: sciogliamo il lievito nella panna leggermente intiepidita e aggiungiamo lo zucchero. Uniamo i restanti ingredienti, la mozzarella tritata finemente e poi formiamo un piccolo filoncino. Lo andiamo ad avvolgere su carta da forno oppure sul silpat. Non facciamo altro che far lievitare e poi cuociamo a 165 gradi per circa 20 minuti. Ingrediente fondamentale per il pane fatto in casa è, oltre l'amore e la fantasia, la farina. Quindi un'ottima farina per poter realizzare un profumatissimo pane. La farina è fondamentale e in particolar modo per la quantità e l'importanza del glutine. Quindi solitamente la scelta della farina può sicuramente influire sulla riuscita della fase di lievitazione e sulla riuscita naturalmente della realizzazione del pane. Quindi prendere una farina specifica per ogni utilizzo è la prima regola. Nuove tendenze, quindi noi possiamo dire che c'è comunque un desiderio di ritornare a quelle che sono le origini. La nuova tendenza è proprio il consolidare la nostra tradizione. Ed ecco quindi le farine integrali. La farina integrale è utilizzata anche, naturalmente, perché viene macinato completamente il chicco. Quindi otteniamo una farina che è ricca di sali minerali, di vitamine, di proteine. E quindi è una farina che poi va naturalmente a cedere tutte queste sostanze al pane. Quindi abbiamo un pane che è sicuramente più ricco della parte olfattiva, della parte aromatica, ma naturalmente anche della parte gustativa. E naturalmente sono poi farine che dal punto di vista del salutistico creano sicuramente meno problemi per quanto riguarda tutte le problematiche che sono legate all'intolleranza al glutine. Naturalmente cambia anche il colore della nostra realizzazione. Utilizzando una farina integrale abbiamo comunque un colore più scuro, più corposo. Abbiamo un colore più scuro, solitamente sono farine che utilizzano una maggior quantità d'acqua, perché appunto hanno una maggior quantità di sostanze nutrienti e quindi l'assorbimento diventa maggiore. Infatti l'aggiunta dell'acqua in queste farine deve essere molto graduale e deve essere centellinato. Utilizzare una ricettazione uguale per varie tipologie di pane senza tenere conto dell'assorbimento dell'acqua e della farina è un grosso errore. L'acqua addirittura deve essere aggiunta proprio in base addirittura anche a vari tipi di farine, anche solamente legato a un chilo. Quindi se io prendo una farina integrale da un chilo, poi penso di utilizzare la stessa ricettazione su un altro tipo di farina, sempre integrale da chilo, sbaglio, perché può darsi che l'assorbimento dell'acqua cambia. Questo è un altro fattore importante, perché l'assorbimento dell'acqua da parte delle farine è una delle fasi iniziali, ma ponderante per la realizzazione della ricetta. Vogliamo ora chiedere al nostro MasterChef qual è il gusto di fare il pane in casa? Allora, innanzitutto, come tutte le ricette, c'è dedicare tempo, voglia, creatività e, come in tutte le ricette, dobbiamo dedicare un po' di noi stessi, quindi un po' di testa e anche un po' di cuore. E per quanto riguarda il pane, questo concetto è amplificato, perché il pane fa parte della nostra storia, fa parte di noi. Il pane è uno degli alimenti principali della nostra alimentazione. Difficilmente noi italiani riusciamo a pasteggiare senza un pezzo di pane, tant'è vero che quando andiamo all'estero, soprattutto in Germania o in Austria, ci odiano perché noi chiediamo continuamente pane, che loro come tradizione non sono così, diciamo così, portati a servire in quantità. Ma noi, da bravi italiani, continuiamo a chiedere il pane. Noi continuiamo imperterriti a chiedere il pane e continuiamo imperterriti a portare avanti le nostre tradizioni.
Carta da musica. E per realizzare la carta da musica occorrono 500 g di farina, 3 g di sale, 20 g di olio e acqua quanto basta. Procedimento. Impastiamo tutti gli ingredienti ottenendo un impasto molto sostenuto. Lo lasciamo riposare per circa 20 minuti coperto. Tiriamo sottilmente il nostro impasto, lo spennelliamo con olio e acqua, inforniamo ad alta temperatura circa 210 gradi fino a quando il pane non è biscottato. Eventualmente lo possiamo spolverare con un po' di sale. Il profumo di pane che possiamo sentire quando entriamo in casa e l'abbiamo appena fatto, oppure quando ci rechiamo dal fornaio, oppure perché no, quando frequentiamo un corso di cucina di primo livello a Cook Academy. E grazie al nostro MasterChef possiamo imparare le varie tipologie di panificazione. Sono veramente tante. Sì, qualche oggi, esempio? Sì, oggi ci approntiamo a preparare, ad esempio, il pan brioche. Il pan brioche è un pane che viene solitamente biscottato, ha origini francesi, ha una grande quantità di materia grassa e di tuorli d'uovo. Questo amatissimo perché amatissimo. È veramente particolare nella sua fragranza. Sì, si accompagna solitamente, in Francia lo accompagnano solitamente con il foie gras oppure spalmato di burro. È un pane che necessita di una bella doratura, quindi deve essere passato in forno ad altre temperature. Si presta molto bene anche ad essere servito come dessert, perché se viene biscottato poi servito con salse oppure con frutto o frutti di bosco, è ottimo anche con la stessa procedura che noi andiamo ad applicare per fare un pan brioche da accompagnare al salato, anche nel dolce. Col dolce. Sì, è un pane che viene messo in cassetta, è un pane che ha bisogno di una preparazione diretta, quindi quasi tutti gli ingredienti vengono messi, mescolati insieme, per ultimo naturalmente il sale, poi spiegheremo bene perché. È un pane che deve lievitare non troppo a lungo in uno stampo a cassetto, in una forma a cassetto. Poi però abbiamo altri pani. Sì. In questo caso abbiamo fatto un pane che ci riporta veramente a un pane regionale. Abbiamo il pane alla mozzarella. Questo pane alla mozzarella è un pane dove all'interno dell'impasto insieme alle farine viene proprio utilizzata una buona quantità di mozzarella. Mozzarella, tipico di quale regione? Ma è, allora, diciamo che è un pane che nasce praticamente in Campania, ma è un pane che si utilizza solitamente per gli happy hour, siccome ha una grande elasticità, è un pane che rimane molto morbido e ha una grana molto fine, degli alveoli molto fini, una volta biscottato e tostato può essere utilizzato con l'aggiunta di mousse oppure dei patè oppure dei formaggi spalmabili proprio come entrée oppure negli happy hour. È un pane particolare, un pane che serve anche ad essere affettato sottilmente, essere essiccato e servito come guarnizione. Oppure abbiamo i classici panini al latte. Il panino, amatissimi anche questi, soprattutto dai più piccoli. Dai più piccoli è un pane che può essere fatto in vari modi, quindi la lievitazione può essere strutturata e decisa in vari modi, quindi possiamo partire da un semplice lievitino, quindi dove sciogliamo il lievito, lo facciamo, diciamo così, puntare, triplicare il volume iniziale con un pochettino di farina e poi addizionare un impasto, oppure fare un impasto diretto. Sono impasti ricchi di materia grassa, quasi sempre di burro, non in grandi quantità, però sono 100 grammi per chilo, con le uova, ed è un pane che si presta appunto ad essere anche surgelato, perché una volta che viene scongelato si mantiene a lungo. A questo punto però io vorrei sapere perché il pizzico di sale nel pan brioche. Il pizzico di sale serve nel pan brioche come aggiunta, perché il sale aiuta la maglia glutinica, quindi il sale messo a fine lavorazione dell'impasto non fa altro che far cordonare il glutine, quindi ha più coesione e l'impasto prende più struttura, ma assolutamente solamente quasi come ultimo ingrediente. Grissini soffiati. Gli ingredienti per realizzare i grissini sono 500 g di farina, 10 g di zucchero, 10 g di lievito di birra e 10 g di sale e acqua, quanto basta. Procedimento. Impastiamo tutti gli ingredienti e lasciamo triplicare il nostro impasto.
A parte, lavoriamo il burro, circa 200 grammi, stendiamo l'impasto e andiamo a introdurre il nostro burro all'interno dell'impasto. Diamo tre pieghe da tre, lasciamo riposare, attorcigliamo e cuociamo a circa 190 gradi centigradi per 10 minuti. Per la grande I, qualità e convenienza al tuo servizio. Questi sono i valori che da 40 anni ci caratterizzano. Vieni a scoprire tutti i prodotti delle migliori marche al miglior prezzo. Un'offerta pensata per soddisfare ogni tua esigenza. I, per la grande I, da 40 anni, il luogo ideale in cui fare la spesa. Dall'Alta Valle Savio, gli spicchi più gustosi di Romagna. Quelli del fumaiolo. Solo ingredienti italiani di qualità. Per una fragrante piadina con il 40% di grassi in meno e senza conservanti. Prova la linea benessere con farine bio ai 10 cereali, al Camut, al farro e integrale. Fumaiolo, qualità in natura, per dare vita a prodotti unici. Scopri tante appetitose ricette su fumaiolo.com. Amadori è il pollo dei grandi chef. Nelle migliori cucine ci sono solo prodotti di qualità come il pollo campese Amadori allevato all'aperto e il pollo e tacchino Amadori 10+, 100% italiani. Parola di Francesco Amadori. Il Pala Congressi è unico. A Rimini, il più grande in Italia. 9.000 posti in 39 sale, 4.700 nella sala principale. Ma è anche flessibile. Le sale sono da 20 a 400 posti, perfetto anche per piccoli eventi. Ed è confortevole ed elegante. Realizzato con legno, pietra, vetro e luce naturale. Gli arredi sono Italian style. Allo stesso tempo è tecnologico, all'avanguardia dove tutto è realizzabile ed è anche ecosostenibile. Immerso in un raggio verde, è a pochi passi dal centro storico e dal mare. È il luogo ideale per i tuoi eventi. Visitalo. Summer Trade, la ricerca della perfezione per rendere felici tutti i clienti, anche i più esigenti. Forno Bassini. Farina, acqua e tanta pazienza. Pane all'acqua Bassini. Dal nostro forno a tutte le vostre case.